Buonasera dal comunale di Roccamassima, ventesima giornata del campionato di Serie D, il girone A, Atletico Roccamassima contro Latina Scalo Cimil, settima giornata del girone di ritorno di questo raggruppamento, quello dell'Alto Latina. Per quanto riguarda appunto il campionato provinciale, le squadre al centro del campo dirigerà il confronto il signor Diego Mitri della sezione di Albano Laziale. Latina Scalo ancora al calcio d'angolo. Bragagnolo, il tiro sporco da parte di Pupulin. Del Ferraro. Gentili in rete. Arriva il gol della squadra di casa. Decimo minuto. Passare, superare ancora Vasilescu. C'è il gol. Bellissimo. Stupenda azione con il dialogo perfetto. Arretra, suola il pallone all'indietro. Adesso arretra lo scambio con Bagnato che deve uscire fuori. Lo riesce a fare Vettore. Jannella, il tiro, la palla messa in mezzo, sporcata da Dragos. Il tocco, la deviazione. È il Latina Scalo che torna in partita. Ci prova lo stesso. Pallone sul fondo. Ancora Latina Scalo con il tiro, la seconda deviazione. Il pareggio 2-2. Adesso che comincia a spingere di più, ci crede Bagnato da solo e c'è il gol. Il vantaggio con Vettore 30 secondi più tardi, mentre resta a terra Capitan Vasilescu. L'Andrea prova a crearsi dello spazio, interviene Bragagnolo, ancora il Latina Scalo con Bagnato e si porta a 4 adesso il Latina Scalo in poco più di 2 minuti. La rimessa però è affidata a Latina Scalo. Ancora Pagano messo in mezzo, Vettore, buono il suggerimento e Vettore praticamente allunga le mani. Bellissimo il gol di Vettore, tripletta personale direttamente al volo, raccoglie l'invito di Rizzato. Questa da dimenticare, Jannella si libera di Vasilescu che però non lo lascia, recupera il pallone con Gentili, adesso solata continua del Ferraro. Tamburlani, Gentili sta per girarsi, c'è il gol. Il gol di Gentili. Siamo al 19esimo. Righetti alza il pallone, c'è il gol di Vettore. Sembrava innocua la sua posizione, invece ha toccato quello. Pallone all'indietro per Del Ferraro, dall'altra parte invece arriva Vasilescu. Del Ferraro adesso grossa la sua indecisione. Vettore adesso c'è sulla linea di porta Vasilescu che respinge. Gentili, soluzione non ottimale per lui. Bagnato il palo avanti alla meglio. Gentili, la soluzione, il tiro, c'è il gol da parte di Gentili. Tripletta per lui. Tamburlani. Vasilescu. Ancora gli va a soffiare il pallone Bagnato, fa uscire dalla porta Dragos e mette il pallone in fondo al sacco. L'ottava rete. Gentili. Vasilescu. Del Ferraro. Ancora Bagnato, fa tutto da solo, se ne va e mette il pallone. Ancora in rete, terzo gol personale per lui, gol il giocatore ospite, Gentili. Porta avanti il pallone e il diagonale che finisce in fondo alla rete, Gentili. Quarto gol per lui.